Perché le persone hanno senso di colpa? Perché tantissime persone addirittura si ammalano e muoiono dal senso di colpa? Innanzitutto, a livello energetico, il senso di colpa lavora sul fegato, sulla cistifeglia, sul plesso solare. O meglio, quella rabbia che la persona scaglia addosso a se stessa e fa altro che rimurginare, dandosi delle colpe che poi in natura non ha. Il senso di colpa parte dalla mamma, da una donna incinta, che ha il senso di colpa perché magari non si sente in grado di, perché non si sente che vale, perché non si dà valore, perché magari non riesce a far crescere suo figlio o sua figlia come meglio lei crede. E a livello emozionale quella donna trasferisce nel suo cordone umbilicale che cosa? Informazioni, un sentito. Dopodiché quel bambino e quella bambina andranno a scuola e quella scuola gli faranno capire che sono sbagliati e con la penna rossa li vanno a sottolineare e pertanto gli fanno capire che tu non vai bene, altro senso di colpa. L'energia poi funziona in un modo associativo e non analitico, pertanto associa le cose. Pertanto nella vita poi, se hai un imprinting emozionale anche a distanza di 10, 20, 30 anni, cominci ad avere un senso di colpa e non sai neanche il perché, ma tu hai un senso di colpa, perché sei stato educato attraverso il senso di colpa, perché sei stato cresciuto attraverso il giudizio. Io dico che il senso di colpa è la cosa più ignorante che ci sia, perché non esiste, perché noi siamo nati in questo mondo anche per sbagliare. E attraverso i nostri errori ci può essere la nostra crescita, la nostra evoluzione. Allora quello che ti voglio dire è sbarazzati delle tue credenze, sbarazzati delle tue convinzioni e comincia a dare il tuo meglio. Perché se tu dai il tuo meglio, se tu sei centrato, se tu sei umile, non hai modo di avere alcun senso di colpa. Ma se tu cominci ad avere un senso di colpa e continui a rimurginare, non solo poi succede che somatizzi nella testa e quindi forti emicranie e puoi ammalarti anche la testa, ma ti intossichi il fegato, ma ti intossichi la gola, ti indebolisci gli occhi e ti indebolisci i capelli. Molte persone che hanno perso occhi, capelli, molte persone che hanno avuto problemi alla testa partono da un forte senso di colpa, che poi è accentuato da che cosa? Da tutto ciò che fa ina, caffeina, teina, carne rossa, carne di maiale, tutte cose che comunque eccitano il sangue. Pertanto una detossinazione è sicuramente una cosa ideale, ma la cosa più ideale ancora è prendere consapevolezza e dire io sono nato in questo mondo per dare il mio meglio, anche per sbagliare, e se mia madre è stata cresciuta con un senso di colpa è un problema suo, non mio. Pertanto visualizzare, canalizzarsi in un qualcosa di meraviglioso. Ti do una buonissima giornata e non hai motivo di avere senso di colpa. I numeri a livello numerologico che hanno più senso di colpa sono il numero 3, 12, 21 e 30, il numero 1, 10, 19, 28, perché sono testa, fegato, cistifeglie. Ti do una buona giornata e non ha motivo di avere senso di colpa, invece pensa di fare le cose bene, attrae il positivo, attrae il meglio e se hai qualcuno che ti vuole far sentire in colpa, se hai qualcuno che ti vuole far sentire che sei sbagliato, anche lui sicuramente è caduto nel tranello, pertanto non voglio dire che è negativo, ma è stato programmato male anche lui. Allora, come disse Kung Fu Panda in un grandissimo cartone animato, fregatene, fregatene e vai avanti. Ciao e buona giornata.